noi dobbiamo parlare sulla fede, come dobbiamo rimanere saldi nella fede. Io immagino che domani tanti di voi, tutti voi, dovete tornare alla realtà, alla scuola, al lavoro, allo studio, no? E mi chiedo se è facile, sarebbe facile per voi condividere con le persone con cui vivete sempre tutto quello che avete vissuto, sia questo fine settimana vitorchiano alcuni di voi, sia oggi, no? Tutto, cioè raccontare tutto quello che avete fatto, magari potrebbe fare un po' di vergogna per le persone, no? Perché questo potrebbe fare vergogna? O perché potrebbe essere un problema di parlare di tutto ciò che state vivendo oggi in un seminario religioso dove ci sono tanti sacerdoti e tante suore? Perché manca fede. Cioè, se voi le dite alle persone: no, abbiamo fatto messa, abbiamo fatto conferenze di formazione, abbiamo fatto la preghiera del Santo Rosario, tutto questo sono opere di fede. Perciò raccontare questo alle persone che non hanno fede è una cosa scomoda. E io sinceramente mi chiedevo che potevo dire a voi, no? Che cosa... Non è normale avere un gruppo così numeroso per parlare. Noi sacerdoti, religiosi, no? Con le suore, ci siamo donati totalmente a Dio anche per aiutare le altre persone a raggiungere il paradiso, a raggiungere l'unione con Dio. E questa è una possibilità di parlare di queste cose, è un'opportunità unica, no? E quindi uno si preoccupa di dire le cose più importanti. Quale sarebbe la cosa più importante che posso dire? Già lo avete sentito. E in realtà tutto ciò che si sta facendo oggi, c'è un unico scopo, cioè fare, dopo si faranno canti, il pranzo, si faranno canti, si farà momenti insieme, no? Come si fa durante in tutti i nostri incontri, con un unico fine, che questo fine è l'unione dell'anima con Dio. Questo che stiamo dicendo, l'unione dell'anima con Dio, è una cosa di fede. Io non vedo a Dio che viene alla mia anima, però no, io sono sicuro che Dio viene alla mia anima. E perché sono sicuro che Dio viene alla mia anima? Perché ho fede, e questa è una grazia. Il Papa Benedetto XVI, quando ha fatto un viaggio in Germania, ha messo come motto di questo viaggio, diceva: chi crede non è mai solo. Questo era il motto del viaggio del Papa in Germania, nel suo paese, nell'anno 2006. E lui diceva una cosa interessante, ha fatto questo viaggio apostolico in gran parte per vedendo come manca tanta fede nel mondo di oggi, per incoraggiare a recuperare la fede, a rinnovare la fede, ma anche a tutti quelli che vivono della fede, ad esempio a tutti noi. Cioè, noi abbiamo fede, facciamo cose di fede, però tante volte ci manca fede, tante volte abbiamo problemi di fede. Allora il Papa Benedetto XVI, in un'omelia, diceva questo: non c'è la sordità fisica, non ci sono soltanto gli atei, possiamo dire, che rimuove gran parte dell'uomo della vita sociale. C'è un difetto di udito nei confronti di Dio, e ne soffriamo soprattutto nel nostro tempo. Semplicemente non possiamo più sentirlo. Troppe frequenze diverse occupano le nostre orecchie. Cioè,
Noi non ascoltiamo la voce della fede, questo sta dicendo il Papa, no? Certo, noi non ci confessiamo atei, però tante volte abbiamo mancanza di fede, mancanza di fede nell'esistenza di Dio, mancanza di fede che Dio è mio Padre, mancanza di fede che Dio è buono, che mi chiama la vita eterna. Mancanza di fede in ciò che mi dice il Vangelo. Abbiamo fede, però a volte questa fede ci può mancare. Allora dobbiamo riflettere su questo. Ci sono tentazioni contro la vita della fede. Una volta c'era un bambino e gli dice alla mamma, 9 anni, aveva fatto catechismo, e gli dice alla mamma, mamma, in realtà è meglio non avere fede che avere fede, perché se tu hai fede devi fare tutto ciò che dice Dio, tutto ciò che dice il Vangelo, e non ti puoi divertire. Invece se tu non hai fede, se tu non credi in Dio, ti puoi divertire bene, no? Puoi divertirti. Allora, una delle principali tentazioni contro la fede sono dei criteri atei che possiamo avere noi. Ad esempio, il peccatore si diverte, chi vuole essere santo è noioso. E, come diciamo, questo bambino aveva fatto il catechismo, gli avevano insegnato le verità della fede, però gli mancava qualcosa, aveva criteri atei. Un bambino, lo diceva con l'innocenza di un bambino, no? Però a volte a noi ci entra questo pensiero, i peccatori si divertono, noi se vogliamo essere religiosi, se vogliamo essere seguire la fede cattolica, è un po' noioso, è abbastanza noioso, perché si devono compiere i comandamenti, tutto peccato. Certamente che qui c'è un ateismo nascosto, è un grave errore pensare questo. Basta, basta vedere l'esperienza di questi incontri che facciamo noi per testimoniare che non è vero che chi segue a Gesù Cristo, chi vuole compiere il Vangelo, è una persona noiosa. In realtà sono le persone più felici, sono le persone più divertenti quelli che seguono il nostro Signore. Quindi questa è una tentazione. Noi dobbiamo ricordare che Dio ci ama infinitamente, Dio vuole che io sia felice e per questo mi ha creato. Allora, non è che mi ha creato perché io sia una persona che lo serva a Lui, perché Lui vuole sentire potere, no, perché Lui non ha bisogno di noi. Lui soltanto vuole comunicare il suo bene perché ama, perché è un bene infinito, lo vuole comunicare. E allora, in questa comunicazione del bene, Lui non riceve nessun beneficio, soltanto noi riceviamo il beneficio di essere creati, di andare in paradiso. Allora Lui vuole che noi siamo felici. Perciò chi vuole seguire Dio è impossibile che sia infelice. Infelice, in realtà, è la persona che non segue Dio. E allora questo criterio, no, i peccatori sono i più felici, è una bugia. E quando ve lo dicono convinti le persone, e quando lo dico un gruppo di persone mi dice a me che è veramente così, è una bugia, e si mettono d'accordo delle persone per dire che questo sia vero, però non perché le persone dicano le cose saranno così. E quindi certamente che la felicità che cerca, che desidera ogni uomo ci sta in Dio. Perciò chi ama Dio, chi vuole vivere della fede, sarà una persona felice in questa terra e infinitamente felice nel cielo. Dopo
E questa era una cosa che volevo dire io, ma adesso per parlare di queste tentazioni contro la vita della fede, vorrei seguire quattro tentazioni che dice San Giovanni Bosco, che presenta San Giovanni Bosco per i giovani, no? Le tentazioni ai giovani riguardo alla vita della fede. Lui dice questo: il demonio tenta i giovani di che la vita cristiana è una vita malinconica. Possiamo dire un po' che è lo stesso che abbiamo detto prima, ma dice San Giovanni Bosco: il demonio vuole persuadere gli uomini, i giovani soprattutto, che il servizio del Signore richiede una vita malinconica e priva di ogni piacere. Certamente che confutiamo questo con l'esperienza della vita di unione con Dio, la vita di fede che abbiamo noi e questo desiderio di eternità che ognuno ha nel profondo dell'anima, no? Quindi, prima tentazione, questa vita malinconica. Seconda tentazione del demonio che presenta San Giovanni Bosco è una falsa speranza di lunga vita, cioè adesso appunto è il momento di divertirci, dopo quando saremo grandi dovremo maturare, essere seri, noiosi come sono noiosi le persone grandi. Allora adesso io giovane devo approfittare il tempo, c'ho tutto un futuro davanti, dobbiamo godere, dobbiamo cercare il piacere. Questa è una tentazione tipica ai giovani. Falsa speranza di lunga vita, diceva San Giovanni Bosco. Sappiate, figli miei, che innumerevoli giovani si sono persi in questo modo. Chi può assicurarvi una vita lunga? Potete fare un patto con la morte affinché vi aspetti fino alla vecchiaia. Possiamo dire: oh morte, aspettami che io devo godere un po' la vita, dopo mi puoi prendere. Certamente di no. Ma non soltanto che noi non abbiamo assicurata la vita, che non abbiamo assicurata la vecchiaia, possiamo dire. Chi vive male, come che il giovane che non vive bene della fede, dopo non potrà cambiare vita. L'età giovanile è un'età essenziale dove ci sono le scelte essenziali della vita. Perciò non è una tentazione, il demonio usa di queste idee per allontanarci dalla vera vita. Allora, con questo pensiero, no, io ho tanta vita davanti a me, tanti anni che mi aspettano, adesso è il momento di divertirmi. Questa è una tentazione. Quando noi abbiamo tentazioni del demonio e ci rendiamo conto che questi pensieri, questi criteri sono tentazioni, noi dobbiamo avere un atteggiamento contrario, dobbiamo dire: beh, questo che viene dal demonio io lo respingo, lo rifiuto, non lo voglio per la mia vita. Allora devo fare il contrario a ciò che mi viene proposto. Se mi dice avrò una vita lunga, io mi devo vivere come se avrò poca vita, come se fra poco mi chiamerà Dio a rendere i conti della mia vita, come se avessi pochi giorni di vita. Chi ha assicurato la vecchiaia, no? Però con questo pensiero io vivrò bene la mia vita della fede. Perciò in alcune chiese si vede nella sacrestia, è un messaggio al sacerdote, però si può applicare certamente a tutti i cristiani, con come si deve partecipare della messa. Dice: partecipa di questa messa come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica. Questo si deve applicare alla nostra vita. No, noi dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse il primo, come se fosse l'ultimo, come se fosse il primo e l'unico. Perché? Perché sarà così che vivrò bene il mio giorno. Vedete, sono tutti criteri di fede. Ed è questo il modo di rifiutare la tentazione del demonio che le fa propriamente ai giovani.
Un'altra tentazione che è simile a questa è: non è tempo di pensare alle cose eterne, alle postrimerie, dice San Giovanni Bosco. Qualcuno magari di voi può sostenere, può dire, siamo giovani, se pensiamo all'eternità, se pensiamo all'inferno, saremo addolorati, saremo rattristati. Dice San Giovanni Bosco, non nego che il pensiero di un'eternità felice o infelice e di tormento, che non avrà mai fine, sia un pensiero capace di spaventare e terrorizzare chiunque. Ma ditemi, le dice San Giovanni Bosco ai giovani, ditemi, se ci spaventa pensare a un'eternità nell'inferno, quanto più sarà di essere veramente lì? Perciò i santi incoraggiavano a pensare alle postrimerie, a pensare nel cielo, dove siamo chiamati a vivere eternamente con Dio, ma anche pensare all'inferno. Perché è un rischio, un luogo dove se io faccio un peccato mortale posso cadere lì eternamente. Allora già il fatto di pensare che eternamente soffrirò dei tormenti se vado all'inferno mi fa la paura, quanto sarà di essere lì propriamente, eternamente. Sant'Alfonso diceva che se l'inferno non esistesse, Dio sarebbe una causa di peccato, un'occasione di peccato. Dio, perché? Perché Dio stesso potrebbe dire, beh, se tu vai pecchi, se tu fai peccato, non ti preoccupare, dopo vai al cielo. Allora, nella nostra vita potremo fare tutti i peccati che vogliamo, comunque dopo tutti andiamo in paradiso. Questo, dice Sant'Alfonso, sarebbe come che Dio stia provando il peccato. Perciò i santi come San Giovanni d'Avila, San Giovanni Paolo II, incoraggiavano sia ai sacerdoti a predicare delle verità eterne, predicare delle postrimerie, predicare sull'inferno, perché questo aiuta a vivere bene la fede, a vivere bene la vita della fede. A volte noi abbiamo più fede nel demonio che in Dio. Pensiamo che il demonio ha più forza. Vediamo, satanisti hanno fatto questo. Allora tutti, abbiamo una fede grandissima in ciò che può fare una persona che fa un rito satanico, però dopo non abbiamo fede che ogni giorno nella Santa Messa si realizza il miracolo della conversione del pane nel corpo di Cristo. E non diciamo, oggi c'è stato un miracolo nella Messa, in un momento c'era il pane e dopo è diventato il corpo di Cristo. Wow! No, perché non ci manca fede. O non dobbiamo fare tutti i giorni così, altrimenti saremo un po' pazzi, no? Però sì che dobbiamo viverlo così, dobbiamo vivere la Messa così, dobbiamo vivere ogni giornata l'unione con Dio in questo modo e non vedere tanto quanto c'è di male nel mondo di oggi. Perciò il cristiano è sempre positivo davanti a un mondo lontano da Dio. Lui sa che il male non è più forte del bene, perché il male è assenza di bene, no? E quindi questa è una delle tentazioni di non pensare alle postrimerie e noi dobbiamo combattere questo pensiero appunto pensando alle postrimerie. Come dice la stessa Sacra Scrittura, no? Pensa alle postrimerie e non peccherai. L'ultima tentazione che presenta San Giovanni Bosco ai giovani, dice che magari sia la più grande, la trappola più grande che fa il demonio, è di lasciare che i giovani siano istruiti nella fede, nella vita cristiana, ma non praticarla. Vediamo qua, ci siamo tanti, avete avuto giorni di istruzione, vi hanno parlato, avete fatto conferenze spirituali riguardo alla vita della fede e così via, avete l'istruzione. E adesso la tentazione è che quando tornerete a casa sarà, sì, era bello, però lasciamo stare. Non posso vivere, il mondo è molto difficile. Allora la tentazione del demonio è non praticare
praticare la fede. Diceva San Giovanni Bosco, non basta per salvarsi credere ciò che insegna la fede, bisogna anche vivere secondo ciò che dice la fede. Allora è tempo oggi di chiederci come vivo la fede in casa, nel quotidiano, che cosa devo migliorare, che cosa devo cambiare. Mi devo confessare più spesso, devo andare a messa, devo fare una preghiera speciale, come il mio rapporto con gli amici, come il mio rapporto in casa. San Tommaso dice, il primo contatto dell'uomo con Dio è attraverso la fede. Se voi pensate, io sono sicuro che tutti voi hanno avuto un momento di fede forte, in un momento che non avete dubitato che Dio c'è, che Dio esiste, che Dio vi accompagna. Dopo ci sono tanti altri momenti che non si sente questo. Però sì che qualche volta nella vostra intelligenza è arrivato un dono di Dio infuso, un tocco della grazia di Dio, per la quale voi avete ricevuto questo aumento di fede. Dio è, Dio mi ama, Dio mi ha creato per salvarmi. Tutti noi abbiamo un primo contatto con Dio per la fede. San Giovanni della Croce si chiede in questa vita come il modo di unirmi a Dio. Mi posso unire con qualche apparizione? No, l'unico modo che mi posso unire a Dio in questa vita è tramite la fede. Perché la fede mi presenta Dio così come Egli è. Non c'è nessun altro mezzo che mi possa presentare Dio come è, perché Dio è infinito e tutti i mezzi sono finiti, limitati. Invece la fede mi presenta un Dio infinito. È l'unico modo che posso unirmi con Dio. Perciò il cammino della nostra vita spirituale è tutto un cammino della fede che si va purificando. Cioè con le prove della fede, mentre più si cresce nella vita della santità, più provata sarà la nostra fede. Ad esempio, voi che tornate a casa adesso sarete più provati nella fede e quindi dovete essere più forti perché avete ricevuto grazie per credere, però sarete provati. Per essere provati e per crescere nella fede bisogna essere docili a Dio e non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, dalle tentazioni, dalle croci che ci sono nella nostra vita. Quindi se il primo contatto dell'uomo in questa vita è tramite la fede, evidentemente la fede sarà combattuta dal demonio in modo principale. Perciò Santa Teresa diceva una frase molto importante. Tutti i peccati che facciamo noi nascono dalla nostra mancanza di fede. Tutti i peccati che facciamo nascono dalla mancanza di fede. E San Giovanni Paolo II in Reconciliatio e Penitenzia, nel numero 18, citava il Papa Pio XII, e quando è come un problema della fede di oggi la perdita del senso del peccato. No? Il grave problema di oggi è la perdita del senso del peccato. E questa è la perdita della fede, diceva il Papa citando a Pio XII, la perdita del senso del peccato è dunque una forma o un frutto della negazione di Dio, la mancanza di fede, ateismo. Non solo dell'ateo, ma anche del secolarista, anche della persona che ha fede, ma che vive secondo il secolo, secondo il tempo, secondo il mondo. Se il peccato è l'interruzione della relazione filiale con Dio per vivere la propria esistenza al di fuori dell'obbedienza a Lui, allora peccare non è solo negare Dio, peccare è anche vivere come se Lui non esistesse e cancellarlo dalla propria esistenza quotidiana. Questo è ciò che diceva Santa Teresa. Ogni peccato nasce da una mancanza di fede. Allora, ultimo punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere saldi nella fede.
È la mia conferenza, era il titolo. E dobbiamo rimanere saldi nella fede. Rimanere saldi nella fede significa vivere dei sacramenti. Dobbiamo praticare la confessione, partecipare bene alla Santa Messa. Questo è vivere della fede, questo è rimanere saldi nella fede. E imparare che cosa succede nella Messa, che si rinnova il sacrificio di Gesù Cristo nella croce. Dobbiamo conoscere di più, perché approfondire di più in ciò che è la Santa Messa, approfondire di più in ciò che è il peccato e ciò come viene cancellato il peccato grazie alla passione di nostro Signore, come viene applicato il mistero pasquale in ogni sacramento. E noi dobbiamo innamorarci da questo, e questo è di fede. Per rimanere saldi nella fede dobbiamo vivere dei sacramenti e capire sempre di più ciò che sono questi sacramenti. Significa pregare, rimanere saldi nella fede. Ricordate ciò che diceva Sant'Alfonso, no? Chi prega si salva, chi non prega si danna. Per vivere della fede dobbiamo pregare e dobbiamo chiederci com'è la nostra preghiera. Quanto prego al giorno io? Faccio una preghiera? Prego? Come prego? Devo migliorare? Questo significa vivere della fede. La nostra vita dovrebbe essere bagnata dalla fede. Tutto ciò che faccio deve nascere da questa fede. A me colpiva molto dei cristiani in Medio Oriente, quando erano in mezzo alla guerra, loro ci raccontavano che in Aleppo, abbiamo un seminarista di Aleppo, loro, qui abbiamo uno di Gaza, e loro in mezzo alla guerra continuavano a studiare nell'università, continuavano a formarsi, continuavano ad andare in chiesa rischiando la vita. Sapevano che rischiavano la vita. E questo era, ci raccontavano i missionari, tutto ciò che facevano nasceva dalla fede. Certo che quando uno viene perseguitato da fuori è come che si chiude e va alle cose essenziali. Bene, noi stiamo sperimentando un po' questa guerra, non la guerra fisica, ma abbiamo sperimentato il problema del Covid, abbiamo sperimentato il problema del vuoto del mondo, si capisce questo, qui in Italia si sente questo, e tante volte, senza renderci conto, facciamo delle cose per la fede. Però certamente che ci manca, e quindi noi dobbiamo incoraggiarci a vivere della fede, a fare tutto ciò che faccio, il mio studio, il mio lavoro, deve nascere dalla fede, da questo fine principale della mia vita, che è l'unione con Dio, come abbiamo detto. Allora tutte le mie scelte devono nascere da questi criteri di fede. Il criterio principale per le mie scelte, la mia vocazione, il mio lavoro, lo studio, i miei amici, deve essere la fede, la mia salvezza e la salvezza delle persone che voglio bene. Allora questo significa vivere della fede, significa lavorare per acquistare le virtù, e quella principale che è la purezza nei giovani. Combattere per la purezza, per difendere la purezza che è la più attaccata per i giovani, e che il demonio capisce che la purezza è la più attaccata per i giovani, e allora attacca lì. E quindi uno deve rafforzare, come avete sentito, no? Il demonio, per distruggere il castello interiore, cerca il punto più debole della nostra anima. Allora nei giovani cerca di attaccare piuttosto con la purezza, per farli cadere e dopo allontanarli dalla vita della grazia, dalla vita della fede. Quindi
uno si deve innamorare dalla purezza. Innamorarsi dalla purezza, praticare questa purezza, significa amare Dio. Non è altra cosa che amare Dio con il cuore, con un cuore puro. Questo è la purezza. Significa lottare, no? Ho combattuto la buona battaglia. Questo è rimanere saldi nella fede. Finalmente significa amare la croce, no? Per concludere, noi posso mettere un esempio. Immaginiamo che io me ne vado e dico: bene, io vi lascio adesso, viene Gesù a parlare, a fare una conferenza, Gesù Cristo. Oh, spettacolare, sicuramente parlerà meglio, no? E allora viene Gesù, si siede e dice: ragazzi, chiedetemi ciò che volete. Che dovete fare per salvarci? Allora uno le dice: signore, che cosa devo fare per andare in cielo? E Gesù Cristo vi direbbe: è scritto nel Vangelo. O magari lo potrebbe cominciare a dire tutto il Vangelo lui. Ma Gesù Cristo costantemente ci sta dicendo quello, perché è scritto. E qual è il problema? La fede. Io credo che quello che è scritto nel Vangelo è ciò che mi sta dicendo Gesù Cristo a me, come se fosse sia in questo gruppo, ma anche in modo personale. Che devo fare per salvarmi? Già sappiamo ciò che dobbiamo fare per salvarci. Già sappiamo. Compiere i comandamenti, compiere il Vangelo, amare la croce. Perché Gesù Cristo ha detto: chi vuole essere il mio discepolo, prenda la sua croce, venda tutto ciò che ha, cioè lascia i suoi beni. Lasciare questi beni significa non preoccuparci delle cose, non attaccarci disordinatamente alle cose di questa terra, ma cercare di preoccuparci, avere il nostro tesoro in cielo. Beati i poveri in spirito. Questo che è ciò che direbbe Gesù Cristo. Il problema è che lì già non sarebbe fede, perché se viene Gesù Cristo ve lo dice, perché lo vedete. Noi viviamo della fede e dobbiamo rimanere saldi nella fede. Allora finisco con un testo di San Giovanni Paolo II. Lui diceva che la trasmissione viva della fede oggi è uno dei compiti più importanti della Chiesa. Non si tratta solo di mantenere la fede genuina, ma anche di trasmetterla affinché i cuori si accendano dalla nuova bontà e le persone riconoscano che in questo modo la loro vita acquista chiarezza e forza attraverso un'unione viva con Dio. Queste sono parole di San Giovanni Paolo II che veramente possono aiutarci a noi per capire ciò che è la cosa più importante della nostra vita. Anche lui diceva in un viaggio nelle Filippine: morire per la fede è un dono per alcuni, essere martiri è un dono per alcuni, vivere della fede è una chiamata per tutti. Allora che alla Madonna Santissima le chiediamo la grazia di rimanere saldi nella fede, di crescere nella fede per unirci con Dio e poter aiutare tutte le persone che ci sono vicini a trasmettere questa fede, affinché tutti i cuori possano accendersi nell'amore di Dio e possiamo raggiungere tutti l'unione con Lui, la salvezza dell'anima. Grazie.